Allora, visto le attività fisiche, non meno importanti, ma non più importanti, e forse un po' non capite o non conosciute adeguatamente, sono le attività mentali legate al tiro con l'arco. Si sente parlare, no? Sempre tutta mente, il tiro con l'arco, la mente è molto importante, vorrei fare degli esercizi mentali, forse sbaglio qualcosa per quanto riguarda la mia attività mentale, non faccio i punti perché la mente... No, in effetti si sente dire, ma è poco conosciuto, l'attività si può allenare, si chiede, no? Ma si può allenare l'attività mentale? Posso mettermi in condizione di ottenere le stesse performance che faccio in allenamento? Perché poi alla fine l'attività mentale legata al tiro con l'arco effettivamente è quella, voglio ottenere la massima prestazione possibile che io sono in grado di ottenere, no? Quante volte si sente dire in allenamento faccio un sacco di punti ma in gara non li riesco a fare, quindi non per tutti, c'è tanti che addirittura fanno due punti in gara, poche persone, probabilmente si allenano male, perché le condizioni in allenamento sono sempre migliori di quelle in gara, sempre. Quindi prima di tutto bisogna fare l'allenamento, appunto, e poi trasportare, e vedremo queste strategie, in gara per ottenere la massima prestazione possibile. Allora, si è scritto molto e guarda caso, per l'occasione, nel tiro con l'arco, uno psicologo dello sport ha scritto un compendio legato al tiro con l'arco, che è il professor Robazza, nel quale ci sono degli articoli in rete che riguardano proprio il tiro con l'arco, che vi consiglio di leggere. Addirittura abbiamo già fatto un seminario legato a questa attività, che è la teoria dei cinque passi, che potete scaricarvela in rete, la 5-step strategy, quindi la strategia dei cinque passi, che è un po' quella che viene messa in atto anche nel tiro a segno, che poi sono teorie di visualizzazione, in cui è più teoria che alla fine è un po' pratica, no? Magari questa sera guardiamo un po' le teorie legate all'attività psicologica del tiro con l'arco, poi magari in un'altra sessione possiamo vedere un po' la messa in pratica, ma per quanto riguarda la mia esperienza, no? Perché anch'io ho avuto esperienze con gli psicologi, anche con gli psicologi della nazionale, è un po' una mia idea, me la sono fatta. Non sono psicologo, però no. Io ripeto, parlo dalla parte dell'arciere, no? Non dalla parte del professorone che vi deve spiegare come fare le cose. Alla preparazione mentale e alla psicologia del tiro con l'arco, guarda un po', ci viene bene il costruttivismo. Ecco di nuovo questa parola che salta fuori, della costruzione personale, perché se nel mondo reale, nel mondo vero, non è di così facile attuazione il metodo didattico del costruttivismo, perché in effetti lasciare tutto in mano all'attore principale, che deve essere l'allievo, non è così semplice e molto spesso non è neanche fattibile, però ci viene comodissimo nell'attività mentale,
Perché ci viene comodissimo? Perché l'attività mentale si compie e inconscia ci viene incontro il metodo costruttivista, perché ha una concezione della realtà completamente diversa, no? Noi dobbiamo avere una strategia tale che la realtà ce la dobbiamo inventare noi. Perché? Il cervello umano non fa nessuna distinzione fra sogno e realtà, non fa nessuna distinzione. Quindi se noi siamo capaci di immaginarci vincitori o comunque bravissimi, ci mettiamo in una condizione strategica eccezionale, in modo tale che tutta la nostra attività che avremo per la nostra prestazione sarà ottimizzata dal nostro cervello al massimo. Se pensate che nell'attività neuronale del nostro cervello le terminazioni nervose destinate ai cinque sensi, quindi alle percezioni esterne, sono di una percentuale bassissima. Una percentuale bassissima. Tutto il resto è destinato all'elaborazione di queste percezioni, quindi a costruire una realtà virtuale a cui il cervello dovrà ottimizzarsi. Cosa succede in effetti nel nostro cervello? Beh, intanto la percezione per il nostro cervello del mondo esterno non è una passiva rappresentazione della realtà, di quello che ci circonda, non è solo quello. Ma abbiamo visto che tutti i neuroni sono destinati a una costruzione virtuale, ed è così. La rappresentazione della realtà è differente da persona a persona, quindi ognuno di noi rappresenta una realtà diversa dall'altro. La percezione del mondo esterno, avversari, campo di gara, non è una passiva rappresentazione della realtà, ma una conseguenza del lavoro di costruzione del nostro cervello. Vedere per credere, quante volte si sente dire vedere per credere? Ma la nostra mente non è in grado di farlo, non è in grado di associare vedere per credere. E no, perché la nostra mente può solo mettere in relazione quello che vede. La mente è formata dalla relazione tra cervello, organi di senso e realtà osservata e deve prima credere per creare l'esperienza. Solo se si comprende ciò che si vede lo si può percepire, altrimenti non si vede. Ecco come ci riagganciamo a quello che abbiamo detto prima sull'istruttore. Prima la comprensione, che è importantissima, quindi prima far comprendere e dopo allora sì che possiamo appropriarci dell'esperienza che stiamo creando. Invece delle diapositive, perché noi siamo in economia,
pure nuove. E sono pure nuove. Beh, potete usare al contrario, eh? Ecco come ci viene in aiuto il costruttivismo nell'attività mentale, anche rapportata al personale. Intanto, nella prima colonna abbiamo la metodologia classica, no? Dell'espositivismo, un po' di quello che effettivamente poi alla fine capita nella realtà, no? Perché nella realtà noi sappiamo che la realtà è una scoperta, no? Quando giriamo l'angolo, guardiamo cosa succede. Il mondo è la causa scatenante dell'esperienza, quindi cosa succede nel mondo traiamo esperienza, no? Se c'è una guerra facciamo attenzione, se c'è il soggetto che è per l'appunto un osservatore, gli eventi esistono indipendentemente da noi, non possiamo fare niente contro gli eventi capitano. Gli eventi possono essere descritti in modo oggettivo, questa è taglia, appunto, e non se ne parla. È così come lo dico io. Quante volte abbiamo... ma in effetti questo succede, no? Te lo riferisco così come oggettivamente. La realtà costruttivista è invece diversa. Anche se è di difficile applicabilità in una metodologia didattica legata al mondo fisico, al mondo conscio, viene a fagiolo per quanto riguarda l'attività psicologica, perché la realtà è un'invenzione. Abbiamo visto che effettivamente la realtà è un'invenzione dal punto di vista mentale, perché ognuno di noi elabora la realtà a seconda della propria dell'esperienza, esattamente al contrario, no? L'esperienza personale è la causa scatenante della realtà. L'esperienza personale è la causa scatenante della realtà, perché come abbiamo vissuto quella realtà, come l'abbiamo vissuta, ci siamo creati il modello del nostro cervello e l'esperienza personale scaturisce, forma la realtà. Il soggetto è per l'appunto non è più un osservatore, è un attore. Gli eventi esistono indipendentemente da noi, no? Partecipiamo attivamente alla costruzione degli eventi. Tutti gli eventi siamo padroni del nostro destino. Beh, questo, essere padroni del proprio destino, non è mica poi così. Uno dice, sono padrone del proprio destino. Perché nella filosofia corrente non siamo per niente padroni del nostro destino, è tutto già tracciato. Tutto tracciato. Specialmente se siamo credenti, no? Avremo pure il libero arbitrio, però noi abbiamo una meta ben precisa. Gli eventi possono essere descritti in modo oggettivo? No, gli eventi sono una costruzione soggettiva, è un corollario di quello che abbiamo detto prima, no? Se la realtà se la inventa il nostro cervello volta per volta, gli eventi sono una costruzione soggettiva. Per contro, questo è ciò che io credo, non quello che dico, quello è ciò che io credo. Te l'ho riferito così com'è, te l'ho riferito così come l'ho interpretato. E questo ci viene a fagiolo per ottenere la prossima diapositiva. Psicologia sportiva è mica da tanto che esiste. La psicologia sportiva esiste effettivamente dal 1965. La branca della psicologia sportiva dal 1965, quindi non è
poi da tantissimo tempo che si sono pensate queste cose. Il primo movimento costruttivista che ha messo delle regole nel mondo occidentale, non legate al mondo orientale, parliamo degli anni 80, quindi sono tutte cose recenti. E gli stessi psicologi sportivi non sempre sono così ferrati in materia, io l'ho provato, quindi non è così semplice, non è così semplice anche andare da un psicologo sportivo. Attenzione, psicologi sportivi non ce ne sono quei tanti che sanno fare veramente il proprio mestiere. Va molto di moda negli ultimi anni, dal 2000, che sono nati questi psicologi motivazionali aziendali. No, ma te non scherzare, ma veramente, le aziende veramente investono molto sui motivazionali aziendali, che sono tutti psicologi o parapsicologi. Parapsicologi però non viene bene. Non voglio diffamare nessuno, ci vuole carità. È un po' il qui pro quo che nasce poi nella psicologia sportiva, è avere questi questa attività motivazionale. E no, mannaggia, nell'attività prestazionale le cose sono un pochino molto più complicate, no? Quindi lo psicologo sportivo è un'attività molto difficile, che non implica necessariamente di avere una patologia, anche se effettivamente poi lo psicologo nasce solamente se per le patologie. Però per migliorare questa la prestazione, ottenere la massima prestazione, in effetti basterebbe anche da parte dell'atleta buon senso. Noi vedremo un po' la prossima volta, però ce lo chiediamo troppo tardi, la prossima volta quali sono un po' le strategie da adottare anche dal punto di vista psicologico. Perché effettivamente ci sono, no? Le metto in pratica io, attività psicologiche durante la gara per ottenere il massimo, che poi non sono niente di straordinario, ma sono forme di visualizzazione. Andiamo avanti, poi ne parliamo brevemente. La rappresentazione mentale della performance è un'invenzione dell'atleta e delegata allo stato mentale del momento. Questa è forse una cosa più importante, no? La rappresentazione mentale della performance è un'invenzione dell'atleta e delegata allo stato mentale del momento. Ecco, io devo preparare lo stato mentale adeguato, il ottimismo, e rappresentare, vedremo poi con che strategia sarà legato al tiro con l'arco. Terza, l'abitudine è nemica della performance. L'abitudine, già dal punto di vista fisico, l'abitudine è nemica della performance, quindi tutti gli esercizi possono essere sempre diversi, ma quello vedremo poi quando parlerò della tecnica. Ma l'abitudine psicologica, avere degli schemi fissi mentali, è limitata. Il pensiero deve essere libero. Pensieri positivi, ma libero, lasciarli vagare, lasciare andare. Nessun schema mentale troppo prefissato. La probabilità di vittoria è direttamente correlata all'intensità del piacere di compiere il gesto atletico. Ecco cosa abbiamo detto prima: io devo sentirmi bene dentro, devo avere voglia di fare 10, il 10 viene, scaturisce. Io, questo è allenabile, questo va allenato a formare continuamente pensieri positivi. L'efficacia, e per ultimo, delega un po' tutto, l'efficacia dei meccanismi mentali è legata alle sensazioni positive. L'efficacia dei meccanismi mentali è legata alle sensazioni positive. Quindi non solo quando alleneremo la mente alle visualizzazioni, a
ad avere, ma dobbiamo avere di ritorno un feedback di sensazioni positive, ricercare la sensazione. Gioco, divertimento, piacere e gratificazione devono essere parole chiave sempre presenti nell'allenamento così come nella competizione. Quindi preparare già nell'allenamento queste forme mentali per poterle poi trasportare anche nella competizione. E vedremo come legare quindi l'attività costruttivista per quanto riguarda la branca psicologica a queste regole per poter ottenere la massima prestazione. L'attività da svolgere per ottenere i buoni risultati, che questa va un po' mediata con un professionista, quindi non è leggendo un libro o leggendo o sentendo le mie parole che si può ottenere il massimo dei risultati, che mi pare assolutamente ovvio. Io vi posso solo consigliare un buon libro che oltretutto è di un torinese, che è Giuseppe Vercelli, che ha fatto un bellissimo libro che si chiama Vincere con la mente. È un libro un po' ostico, però diciamo che è ostico, si va a leggere. Se no, cioè, non ci sono delle risposte nel libro, ma uno si fa perlomeno un'idea di quello che è effettivamente le condizioni mentali. Quali sono le attività mentali? Poi è logico che questo genere di attività è destinata allo psicologo. Lo psicologo qui deve poi attivare, un bravo psicologo deve fare quello che sa fare, insomma. Anche se, ripeto, se mi metto dalla parte dell'arciere si possono ottenere dei buoni risultati anche con del semplice buon senso, no? Una volta che abbiamo preso atto di questo, che questo non è sbagliato, costruttivismo per la parte psicologica, quindi realtà che viene generata dal cervello, pensieri positivi, allora dobbiamo poi solo più imparare ad avere delle visualizzazioni concrete che come se sembrassero vere, no? Se noi in competizione, in allenamento le prepariamo e in competizione li riprogrammiamo, le ripetiamo in circolo, e per porca miseria siamo a cavallo, no? Dobbiamo solo imparare a formare nella nostra mente delle immagini che o il buon senso o lo psicologo ci può insegnare a fare, no? Se è vero come è vero che io devo formare delle immagini positive, qual è l'immagine positiva per eccellenza? La freccia del 10. E l'unico fatto che quando io, sappiamo benissimo che l'inconscio, al contrario del conscio, può generare un pensiero di minuti in frazioni di secondo, no? Quindi io posso visualizzare in quei 2-3 secondi che alzo l'arco tutto il mio tiro, tutte le sensazioni che vivo in un tiro perfetto, e sono perfettamente preparato a quello. E questo è il sistema migliore per ottenere la massima performance in quel momento, no? Perché io sono perfettamente, il mio cervello, che non sa cos'è la realtà, perché la realtà sono connessioni elettriche nel mio cervello, quindi posso fargli fare quello che voglio se lo condiziono adeguatamente. Basta solo imparare a anticipare, visualizzare strategicamente l'attività che io voglio.
ottenere. E questo lo prepari manualmente in gara, lo riposizioni. E questo è straordinario, no? In gara ci sono anche attività che alle volte sembrano banali, ma che non lo sono, no? In gara io posso fare cantare delle canzoncine, fare tutte cose che mi servono a entrare nel focus, no? A entrare a stare sul pezzo, a essere concentrato su quello che devo fare. Ma concentrato è riduttivo, dire essere concentrato, è molto riduttivo. Io non devo essere concentrato, io devo essere in quel tunnel che ho preparato in allenamento. Devo vedere solamente la mia azione, percepire le sensazioni. Questo è spiegato molto bene nei libri che insegno al golf. Chissà perché il golf ha delle prerogative, io ho letto qualche libro sul golf, effettivamente è molto strutturato la parte psicologica, che poi alla fine più o meno è la stessa cosa, no? Io con l'arco. Anche se c'è una componente, specialmente nel tiro alla targa, una componente ripetitiva che effettivamente uno va più ricercata una trans, no? Se devi tirare 6 frecce a 70 metri, va ricercata una specie di trans, una specie di trans ipnotica in cui io effettivamente faccio tutto inconsciamente, tutto qua. Quindi preparo, non è più un tiro come può essere il tiro di campagna, in cui io devo fare tutta una serie di attività per ottenere il mio massimo risultato anche dal punto di vista tecnico, non solo dal punto psicologico, ma nel tiro alla targa io devo anche preparare l'attività psicologica come se fosse per attivare una specie di pranzo. Tutte le 6 frecce io devo tirare e poi un vento, tutto viene curato in modo abbastanza inconscio. Boh, qualche domanda in quest'ambito? Tutto a posto? Hai detto tutto. Vediamo se ho la buona. Ah, questo è interessante. Questo è interessante. Allora, la mente come funziona alla fine, no? Continua a cercare di prevedere gli eventi futuri, mentre ciò che accade realmente le indica come raddrizzare il tiro, no? In effetti il cervello cerca continuamente di correggere i confini delle aspettative mentali in modo che le previsioni future siano il più precise possibile. Ok? Quindi se il mio cervello correla quello che vede con l'attività che si forma nel mio cervello, cerco di prevedere sempre nel modo migliore quello che dovrà succedere. Quindi la realtà in effetti si forma solo nel cervello. Noi vediamo e l'attività cerebrale crea la realtà. Quindi la realtà in effetti possiamo un po', ripeto, manipolarla per il nostro uso e consumo. Concludo, che adesso abbiamo fatto? Concludo velocemente con una storiella che sta, oltretutto l'ho letta in quel libro di Giuseppe Vercelli, che è molto interessante, no? Questa, un po' come la realtà possa essere alla fine una specie di gioco di prestigio, no? È una storiella stupida, però mi ha fatto un po' pensare. Allora, si racconta che nell'antichità in Arabia un mullah andava per la sua strada e incontra